La mancata Norimberga italiana, il fatto che poi non si sono fatti i conti con i crimini di guerra del periodo fascista, è davvero qualcosa che poi oggi permette il mito del fascismo Sì, buono. il mito del fascismo buono è certamente è anche il frutto del fatto che l'Italia si è sottratta alla punizione dei propri criminali di guerra. Personalmente sono convinto che se l'Italia avesse avuto una sua Norimberga, la storia d'Italia nel dopoguerra, io credo, è facile immaginare, sarebbe stata diversa. Quindi oggi anche la memoria che si ha del fascismo, questa memoria buona del fascismo che si lega poi al mito dell'italiano brava gente, questa è veramente una storia tossica per il nostro paese, con cui non abbiamo fatto i conti e che ci pesa ancora. Alcuni episodi anche recenti, quello che ha riguardato ieri Repubblica, ma anche cose apparentemente di cronaca minore ma gravissime. Un episodio gravissimo che però è di questi giorni, la condanna del sindaco di Affile per apologia di fascismo, perché ha costruito, usando tra l'altro un sacrario in onore del maresciallo Graziani, con denaro pubblico. Ora, questa è una cosa, sì, i giornali ne hanno parlato, ma considerato un problema minore, non è un problema minore, è un problema enorme, perché siamo l'unico paese di questa parte del mondo, a parte la Spagna, che nel dopoguerra ha eretto un monumento a un criminale di guerra. Non è una piccola cosa. E non sono accadute queste cose in Francia, non sono accadute in Germania, non sono accadute in Grecia, non sono accadute da nessuna parte. E cosa ha risposto quando il giornalista gli ha chiesto al sindaco: ma lei lo sa che il maresciallo Graziani ha commesso crimini di guerra, ha ammazzato decine di migliaia di persone? Ma queste sono cose che dicono i partigiani. Sono storie che inventano i partigiani. Ecco, allora come tutto poi si risolve. Si annulla qualunque discorso sui dati.